Buonasera e benvenuti dalla Serie D, girone D, un saluto a voi ciao, da Simone Fiorelli. Ciao, stasera ciao. Sfidarsi la terza della classe contro la settima, Virtus San Giustino contro Real Colleferro, formazione scesa in campo accompagnata dal direttore di gara. Allora è quasi tutto pronto per incominciare, buon divertimento. Sì, qua, mentre la formazione del Real Leggio Colleferro che adesso va in scivolata a concedere comunque una rimessa, formazioni che in questi primi quasi due minuti sono ancora sullo 0-0, chiaramente ho iniziato da pochissimo la partita, comunque finora un buon tasso tecnico espresso in campo con ora un buon pallone al centro e il tiro tentato verso lo specchio, ha provato Pantano in prima intenzione con il piede destro, ha chiuso però troppo il tiro, palla che si spegne l'arco, Roncaglia a battere la difesa avversaria con un tiro da fuori, pallone che si è spento però addosso al corpo di un avversario e allora sarà ancora la formazione di casa ad andare dal lato sinistro con il pallone che viaggia al centro e arriva anche la prima rete della serata, 1-0 Virtus San Giustino con la rete messa a segno dal numero 14 Pantano a guadagnarsi ancora una rimessa in favore, probabilmente cercando anche un fallo. Alla fine però Real Leggio Colleferro che ha la meglio e può ripartire dalle retrovie con la sfera subito allargata e allora ripartenza guidata da Di Francesco che se ne va, ancora Di Francesco con la ruleta chiuso, ripartenza Virtus San Giustino 2-1, pallone per Pantano che può calciare in porta e fa 2-0 per i padroni di casa, ancora Pantano con il 14 a destra, ancora il numero 19 centralmente, traccia interessante, palla accomodata lì dietro, apertura sulla sinistra, viaggia ancora il capitano in fascia, spinto forse da dietro, questa volta non c'è nulla secondo l'arbitro, lascia che il pallone termini fuori, rimessa in gioco adesso con la sfera accomodata sulla destra, vediamo se arriva il tiro, tiro che arriva adesso, scoccato verso lo specchio, c'è stata deviazione, ha provato Roncaglia, palla che termina e rimessa. Ancora un po' zoppicante Di Francesco finito a terra nell'occasione precedente, occasione che ora sta per essere battuta verso lo specchio di rete difeso da Rizzuti. Con Di Francesco che può andare con il mancino, palla fuori, arriva anche il movimento per andare al tiro, occasione questa divorata da parte di Attiani che se l'era costruita bene poi ha calciato fuori. Di Francesco sembra essere in grado di proseguire con il numero 10 che era finito a terra, probabilmente un colpo al volto involontario, sfera restituita nei pressi di Rizzuti che può ora battere all'indietro Nicolai, poi traccia verticale, pallone che scorre, Gori controlla con il fisico, ringrazia per il buon suggerimento del Vescovo che ha provato a mettere in moto le gambe, non è riuscito però ad arrivare sul pallone, siamo però già dall'altra parte con Rizzuti che si stende a terra e la fa sua. Vai, vai, vai. Si riprende a giocare con il pallone. Ora in avanti e poi l'appoggio e lo scarico all'indietro per Nicolai, movimento da parte della Virtus che apre sulla sinistra, vediamo se arriva il tiro, tiro che tarda ad arrivare, ora sì con Nicolai, palla di poco fuori, sputato fuori dalla difesa, poi ancora un tiro, palla respinta da parte di Del Vescovo, scusate, conclusione da parte di Del Vescovo, respinta da parte della difesa, con ancora il numero 16 attivo. Vuole probabilmente ritagliarsi uno spazio per andare alla conclusione, la palla però gestita direttamente sul secondo palo, arriva qui anche il fischio di chiusura della prima frazione di gara, 2-0 il risultato in favore della Virtus San Giustino sul Real Leggio Colleferro. Secondo tempo al via con le due formazioni che hanno cambiato disposizione all'interno del rettangolo verde di gioco, prima conduzione affidata ai padroni di casa in questo secondo tempo che muovono con Nicolai. Anzi no, non è calcio di punizione, scusate, bensì rimessa in gioco laterale con Nicolai che tenta di sorprendere poi Mautner in due occasioni. Calcio verso lo specchio avversario numero 3 che alla fine trova la rete che in apertura di secondo tempo vale il 3-0 Virtus San Giustino. Ancora Iettori a rientrare. Mautner direttamente sul pallo più lontano, forse con la deviazione di Gori, forse no. Tutto regolare secondo l'arbitro, si riprende con Nicolai a mettere giù, poi Mautner se la può gestire sul mancino, dai e vai, ottima reazione, Gori
esce per andare a prendere il pallone, probabilmente ha colpito le caviglie del numero 3, nulla. Secondo l'arbitro, occasione Virtus. Del Vescovo, pallone per Palumbi che non la riesce a trattenere, ripartenza Nicolai. La controlla pressato, poi sfera all'indietro del Vescovo, sangue freddo nelle vene. Per il numero 16, appoggio Nicolai che stavolta non può intercettare, rimessa in favore della Real Gioco alle Ferro. Di Francesco, con il tacco, palla per Giorgi che può andare al tiro, Rizzuti, vola e mette in rimessa laterale. Con ora la Real Leggio Colleferro che riprende a giocare senza Gori a protezione dello specchio, bensì con Giorgi a protezione della propria rete, ma arriva nel frattempo qui la rete del 4-0 da parte della Virtus San Giustino con Panci, se non andiamo errato, numero 15, che ha trovato la porta sguarnita, ha tentato dalla distanza e ha fatto la rete del 4-0. Roncaglia, bravi. Nicolai la ritrova, ma Utner non riesce a mettere giù. Di Francesco, Giorgi, Matiani in campo, si può proseguire. Real Leggio Colleferro che attacca con Attiani, vediamo se ha lo spazio per liberare il destro, possibilità che non c'è. Ancora Attiani che adesso va, palla che si perde fuori. Di Francesco, ma Utner interrompe il giro palla, ma Utner con la porta sguarnita fa 5-0 per la Virtus San Giustino. Emi, vieni. Quella che è stata, quello che è stato un po' l'ultimo periodo travagliato da parte della Virtus San Giustino, chiaramente ci spingiamo anche noi nel dolore ma anche nel ricordo. Bravi, su, ancora. Con la Real Gioco alle Ferro che ora attacca Giorgi, pallone respinto da Rizzuti, super parata l'opposizione, poi Nicolai la trattiene. Pantano, calma. Attende, centrale poi per Del Vescovo, suggerimento sulla destra, chiama la calma anche la panchina della Virtus San Giustino perché ormai mancano solo pochi istanti e poi sarà probabilmente vittoria, anzi possiamo dire sicuramente arriva alla rete del 6-0 e anche il fischio di chiusura sul gol di Pantano, grazie di averci seguito da Simone Fiorelli e dalla Serie D. E allora al termine dell'incontro siamo con Pantano, doppietta questa sera per te, prova maiuscola la tua come del resto quella di tutta la squadra,